ragazzi, io sono Rita e voi state guardando You Channel. C'è la poltrona che traballa. Come state? Bene, allora, se la qualità di immagine la vedete un po' cambiata è perché sto usando un'altra videocamera. Perché questa è lo schermino, è una videocamera vecchia, non l'ho comprata nuova. E avevo già fatto un video con questa videocamera, il video del Romix che vi lascio qui. E effettivamente non è malissimo come qualità, quindi casomai ve lo lascio qui e andate a vedere com'è. E ditemi se si vedono tanto le differenze, probabilmente si vedranno tantissime differenze tipo di colori, di qualità di immagine. Però per me è più comodo perché riesco a vedermi e vedere se sono a fuoco. E casomai con Final Cut Pro proverò a gestire un po' i colori. Siamo qui per rilassarci insieme e farvi vedere un po' gli ultimi acquisti che ho fatto per questo periodo invernale, che devo dire è finalmente arrivato, perché fino a una settimana fa qui faceva troppo caldo per essere novembre. Perciò siamo, non siamo davanti alla libreria, anche se parleremo probabilmente di libri, prendere un tè insieme, nel mio caso una tisana buona, molto buona, all'ortica e mora, e farvi vedere così, ciarlare un pochino. E questi video appunto saranno caricati per il sabato, appunto perché il sabato nessuno ha voglia di fare niente, o comunque dopo scuola ci sta a rilassarsi un po' davanti a un video rilassante. Quindi tè alla mano e iniziamo. Per incominciare io direi le ultime cose che ho comprato, cose molto utili per questo inverno. Siete pronti? Ta-da! Sono bellissime, sono delle pantofoline natalizie, guardate, sono bellissime e morbidissime, caldissime. Le ho comprate da OVS e sono costate sui 10 euro, e niente, direi che per il periodo natalizio vanno bene. Le sto portando praticamente sempre quando sono in casa, perché io sono la tipica persona che anche se ha 8000 calzine ha i piedi freddi, che però va in giro scalza, ovviamente, cioè scalza solo con i calzini, e perciò le ho prese. Seconda cosa che ho preso, sempre per il periodo invernale, perché winter is coming, o meglio ormai l'inverno è arrivato, esattamente questi qui sono UGG, o meglio probabilmente a voi sembreranno UGG, a tante persone questi non piacciono. Devo dire che inizialmente neanche a me piacevano tanto, non mi piacciono quelli un po' più alti e marrone, però questi sono un po' più chiari e non sono originali, infatti se vedete dietro non sono originali. Li ho comprati in un negozio qui del mio paese e li ho pagati pochissimo, li ho pagati 13 euro, infatti non sono molto buoni come suola perché la suola è piatta, però tengono caldo e io ho bisogno di cose che tengano caldo i miei piedi, anche perché ormai le mie Adidas sono andate perché sono vecchie. Per tralasciando la sezione calzature, indumenti eccetera, andiamo sulle cose così, e i libri li terremo per ultimi. Volevo fare un book haul a parte, il problema è che questo mese non ho comprato tanti libri, anzi di tasca mia ne ho comprato uno. Tre mi sono stati inviati gentilmente da una ragazza su Instagram, che ne parleremo dopo, e due me ne sono stati inviati dalla casa editrice, quindi ho comprato un libro solo, non mi sembrava molto il caso di farlo per questo Winter is Coming. Allora, per Winter is Coming parte 1, anzi parte 2 perché la parte 1 era per i piedi, ho preso questa crema mani di al burro karité, che è al 98% ingredienti naturali, infatti dietro c'è scritto che non contiene parabeni, non contiene siliconi, eccetera, eccetera, niente. Azione protettiva, è vegana, appunto, è contro il testamento e i prodotti testati sugli animali, e è della marca Biolis Nature, cioè fanno tutte cose naturali. E la seconda volta che sono passata di nuovo ho visto praticamente che ci sono anche, aia, mi sono fatta male, che ci sono anche gli shampoo, il bagno schiuma, che appunto sono in confezioni così, che si possono portare sempre dietro in borsa. Appunto, a me serviva una crema mani che potessi portarmi dietro in borsa, perché magari adesso inizio ad avere la pelle secca qua, ma più che altro quando mi lavo le mani, quando mi lavo tanto le mani, poi sono secche, quindi non riesco a, cioè ho perdo quasi la sensibilità, quindi ho bisogno di qualcosa che mi riidrati la pelle, diciamo, sì, anche se le ho lavate fino adesso, però boh, sapete quando fanno le grinze, ecco. E
E quindi ho preso questa, ha un profumo buonissimo. È proprio buono, buono, buono. Non è troppo forte, in più ne basta veramente pochissima. Cioè, è proprio un... La seconda, terza parte, però la seconda cosa che vi faccio vedere di prodotti che ho comprato in negozio e... Vabbè, non mi è costato tantissimo perché ne cercavo uno che costasse poco. È questo! Burro cacao, perché sì, con questo freddo iniziano a screpolarsi le labbra. Haha, che bello. Anche se io ho un problema. Ho le labbra secche quando c'è freddo, mi metto il burro cacao e mi sembra che facciano ancora più... più grinze, più pellicine, più che si stacchino, non lo so. E quindi devo ancora trovare il burro cacao perfetto, però per il momento mi trovo abbastanza bene con questo perché ha un buon profumo, non è troppo pastoso e è all'aloe vera e della Leo Crema, che vabbè, insomma, è una marca che penso si trovi dappertutto. L'ultima cosa che ho comprato in negozio da OVS, che è costata anche questa poco, è stato questo. È un sì, un rossetto ciao, uno smalto. Io non so mettermi lo smalto, però avevo voglia di provare di metterlo perché ho le unghie abbastanza lunghe, a parte due per mano, perché me le mangio ancora, anche se ho perso abbastanza il vizio rispetto a qualche anno fa. Però volevo essere un po' più elegante, mettermi un po' di smalto, anche se non so darmelo, e quindi ho preso questo che mi sembra un buon colore autunnale, e perché è un violetta marroncino, non si capisce bene, dipende dalla luce che c'è, però non mi dispiace. E sotto c'è scritto 13-13 per il colore. Non so quanto buoni possono essere gli smalti che vendono all'OVS. Sento tante persone che comunque li usano e magari chi sa fare le unghie li usa, contrariamente a me che non me ne so fare, però boh, avevo voglia di provarci, quindi questo è il risultato, che si sta già un po' disfacendo. Passando agli acquisti online, vi faccio vedere delle cose che avevo ordinato un po' di tempo fa e che mi sono arrivate un po' di tempo fa, però mi andavo di farle vedere. Sto parlando di cover per il telefono. I cover dove si coprono, ma da AliExpress ovviamente, perché AliExpress costa poco. Quindi ho preso questa qui, che è bianca e blu, molto marittima. Infatti l'ho portata quest'estate, l'ho portata quando sono andata a Malta, perché boh, mi andava bianco e blu, molto maltese, molto, molto marittimo. Poi questa a righe, che fa venire un po' mal di testa in camera, anche guardandola un po' sinceramente, che l'ho portata all'inizio dell'autunno perché è abbastanza autunnale. E ora che si sta avvicinando, ah, le ho pagate circa un euro l'una da AliExpress, perché sono quelle proprio che proteggono solo dietro, non proteggono anche qui, e forse quella che ho pagato di più è quella che vi sto facendo vedere adesso, ma sui 2 euro. È questa! Sì, esatto, è una cover in due parti, questa davanti e questa dietro. Io ho un iPhone 6, è rossa. E perché l'ho messo su adesso? Beh, perché ci stiamo avvicinando al Natale, quindi rosso e bianco, anche se il bianco dell'iPhone si vede gran poco, fa molto Babbo Natale is coming to town, yeah! Passando invece per gli acquisti su Amazon, a parte i libri di cui parleremo dopo, ho preso... Ah, ho preso queste! Che cosa sono queste? Allora, questo è un regalo, quindi non dovrei neanche farvela vedere, però ha un odore buonissimo, vorrei tenermela. E comunque ve la faccio vedere, dai. È una Yankee Candle nera, Black Coconut. Questi sono i votivi. I votivi sono le candele più piccole rispetto alle giare, e quelle e candele che bruciano rispetto alle tartine che vanno bruciate sul bruciaessenza. Io ho preso questa, oh, appunto per il periodo natalizio, che si chiama Strawberry Buttercream, e poi questa che è buonissima, che si chiama Lake Sunset. Che nomi che hanno le Yankee Candle. E poi le fotine sono veramente carinissime. Le Yankee Candle, che sono questa marca di candele irlandesi, mi pare, non vorrei dire una cazzata, o inglesi comunque, sono queste candele famosissime, ultra profumate e buone, e teoricamente sono fatte tutte con cose naturali. I votivi sono appunto queste candeline piccole che su Amazon potete trovarli a 2,60€, perché sono prodotti plus, quindi se voi li mettete nel carrello, io in questo caso ne ho prese 3,
più altri due prodotti plus che vi farò vedere dopo, più il libro che vi farò vedere dopo che ho preso, ho speso circa sui 19 euro tipo, e appunto questi vi vengono 2,60 euro, perché bisogna mettere un minimo di 10 euro mi pare sul carrello, appunto perché voi possiate pagarli questi prezzi l'una, e sono veramente veramente buone. E il problema è che adesso io non so dove bruciarle perché non ho il vasetto da votivi. Ci sono anche delle confezioni natalizie bellissime, stupende. Secondo me come regalo per Natale, almeno io apprezzerei tantissimo, perché comunque mi piacciono le candele, le metto sulla libreria e sono molto carine. Anche le giare sono bellissime, però costano veramente tanto, che sono queste candelone, sono, cioè ci sono da così fino a così in vetro, e vabbè, mi piacerebbe tanto comprarne una magari in futuro quando guadagnerò qualcosa e non sarò di nuovo disoccupata. Ultimi due prodotti di Cosmesi, diciamo, facciamo le fashion blogger, anche se in realtà non lo sono per niente, cioè, mi trucco sì qualche volta, però voglio imparare di più e ci sto provando. Anche questi due sono prodotti plus. Io cercavo questi prodotti in negozio, però che non costassero una cifra, perché appunto in questo periodo non posso permettermi di comprare un eyeliner da 10 euro, nonostante io abbia sempre usato quello della L'Oreal che costa 10 euro, perché mi ci trovavo piuttosto bene, perché a penna e andavo bene a disegnare sul mio occhio. Però Amazon, grazie, adorato Amazon, ho scoperto che appunto ci sono i prodotti plus, quindi sono prodotti che costano poco se voi nel carrello mettete un tot di soldi spesi nel carrello, e sono i prodotti Nintendo che ho preso, gli altri due prodotti insieme alle Yankee Candle. Uno è questo. Un eyeliner a penna della Maybelline che si chiama Master Precise. Il problema è che stamattina ero talmente assonnata che quest'occhio qua l'ho fatto malissimo, però non avevo voglia di rifarlo. Ah, e comunque non sono in pigiama, questo è un maglioncino di H&M, anche se in camera sembra un pigiama, ma no, è un maglioncino e è tipo rosso. Seconda cosa è questo. Questo è un rossetto che inizialmente non avevo capito di che marca era, pensavo fosse un rossetto a caso, poi ho capito che è della Maybelline. E questo l'ho pagato sui 4,19 euro, tipo a confronto che 10 euro. Questo l'ho pagato anche questo sui 4 euro, ma non preoccupatevi, tutti i prodotti che ho comprato su Amazon, o reperibili comunque su Amazon, ve li metto qui sotto in descrizione, voi potete andare a comprarli. E probabilmente ai ragazzi interesserà un po' meno un rossetto. Se siete ragazze, siete interessate, andate pure sotto a vederlo. Allora, io cercavo un bel rossetto autunnale da mettere la sera, perché di giorno non è che ne metto, cioè magari ne metto uno nude, e che ne ho uno solo, di Deborah, però mi secca tanto la pelle, anche se ci metto il burro cacao prima. Mi secca tantissimo le labbra e poi tipo posso fare così e mi va via tutta la prima pelle delle labbra, diciamo. Quindi ho detto vabbè, dai, proviamo. E questo qui è, mi piace tantissimo perché è morbido, mi piace il colore, è tanto pigmentato, quindi se voi fate tipo così lascia lo stampo per quello, però vabbè, dai, per una sera si può anche mettere. La colorazione è 970 Daring Ruby Matte Maybelline New York. Allora, nel pacco di Amazon vi arriva così, senza scatola né niente, ma sinceramente a me delle scatole non è che me ne freghi, perché tanto le butto via poi, non tutte, tipo ne ho una del blush della Clinique che la tengo perché è carina, e il colore è questo, che non so benissimo che colore si veda in camera, però da quando tipo lo si tira fuori così a me sembrava più scuro, invece è rosso, è proprio rosso rubino, rosso non velluto, cioè è un rosso abbastanza, un rosso anni 50 tipo. Cosa più importante, non l'ho pagato tanto, l'ho pagato anche questo circa sui 4 euro, quando in negozio costa tipo
7, 8, 9 euro, quindi ho detto fuck, viva Amazon. Siamo arrivati probabilmente alla parte più interessante del video, è appunto il book haul, che è un book haul misero. Per il book haul innanzitutto volevo ringraziare questa ragazza che mi ha scritto, cioè io ho scritto un commento sulla foto di, mi ricordo a chi, scusate se non mi ricordo, però faccio tante cose su Instagram, e appunto qualcuno di loro aveva letto, aveva comprato non letto i volumi della Casa per Bambini Speciale di Miss Peregrine. Io ho scritto lì sotto che anche a me sarebbe piaciuto comprarli, però purtroppo costano troppo, costano 18 euro l'uno, l'edizione nuova. Io aspettavo l'edizione flessibile, ma ho capito che mai arriverà, appunto perché hanno fatto la nuova edizione, la Rizzoli, con il titolo di La Casa per Ragazzi Speciali di Miss Peregrine. Vabbè, bambini ragazzi, però bambini mi piaceva di più bambini. Vabbè, a me il primo libro è piaciuto tantissimo, mi sono innamorata di Ramson Riggs, volevo andare avanti con la serie, ma appunto costava troppo e non posso permettermi in questo periodo perché non ho assolutamente soldi. È successo che una ragazza gentilissima mi ha scritto sotto questi commenti e mi fa: guarda che io ce li ho in ebook, se vuoi te li mando. Io ero troppo felice, quindi ho detto sì, oh mio Dio, grazie, grazie. La ragazza è stata talmente gentile da mandarmi tutta la trilogia in ebook, che io quindi adesso posso leggere sul mio Kobo. La sua pagina Instagram si chiama I Libri della Vita, se mi stai guardando, ciao, e grazie mille, un bacio, perché veramente li volevo da troppo quei libri, grazie, 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 grazie. E li leggerò presto, anche se ho tantissime cose in TBR, però voglio leggere troppo presto perché voglio sapere. Seconda cosa inerente a Instagram, no, nessun altro mi ha mandato, è stato così gentile da mandarmi altri libri, ma ci tenevo a farvi sapere che ho creato, per la seconda volta, perché se qualcuno mi segue da abbastanza tempo l'aveva visto, che avevo creato un secondo profilo dove avrei messo le cose Bookstagram, cioè il Bookstagram, ovvero foto dei libri, semplicemente per dirvi magari dei video che sono usciti e cose così. Se vi va di seguirmi anche lì, vi lascio il link qui sotto, e questa volta ci sto andando dietro perché ho scoperto come fare. L'altra volta non capivo bene come fare per il secondo profilo, stavolta ci sono riuscita, sì! La casa editrice in questione è la Tunue, che mi ha inviato Silverwood Lake, che vabbè, ormai l'avete visto, stravisto, mi è piaciuto tantissimo, bello, 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 bello. E vi lascio qui la recensione e il wrap up, dove potete andare a vedere tutte le mie letture. Bellissimo, consigliatissimo, stupendo, edito Tunue, prezzo di copertina 16,90€, potete trovarlo qui sotto dove andare a comprarlo. Seconda cosa che mi ha inviato la casa editrice Tunue è stato The Passenger, che era in anteprima Lucca, mi sembra, che anche questo è una graphic novel italiana e costerebbe 19,90€, io e il mio ragazzo lo stiamo leggendo perché anche a lui ispirava, voleva leggerlo, quindi lo abbiamo letto l'altra volta del video, che potete andarlo a vedere qui insieme. È una storia di mafia, è una storia molto cruenta, molto nuda e cruda, e che io devo dire non è proprio il mio genere, però ci tenevo a leggerlo perché la Tunue mi ha detto che è un progetto molto importante per loro, che ci stavano puntando tantissimo, e è di Carlo Carlai, Marco Rizzo, Lelio Bonaccorso, e teoricamente dovrebbe uscire il film di questo fumetto, diretto da Carlo Carlai, ma non vorrei dire una cavolata, ve ne parlerò meglio quando avrò finito il fumetto. Attualmente adesso sono a metà, vi posso dire che è un po' complicato da leggere in certi punti perché è parlato in siculo, a volte è un po' difficile leggerlo. Ultimo libro, ma non per minore importanza, perché questo è l'unico acquisto che ho fatto io con i miei soldini questo mese, è stato questo. Questo bellissimo. Questo bellissimo è These Broken Stars di, attenzione, Amy Kaufman. Vi ricorda qualcosa Amy Kaufman? E Megan Spooner. Devo essere sincera, non so chi sia, però volete ammirare la copertina di questo libro, vi prego. Ok, questa è l'edizione
È l'edizione americana in copertina flessibile, costerebbe $9.99 o $10.99 canadesi. Io l'ho pagata €7.85 tipo su Amazon. E qui c'è un commento di Mary Lou. Chi è Mary Lou? Un'altra delle mie autrici preferite, Amy Kaufman, se non vi ricordate. Invece è l'autrice che insieme a J. Kristoff ha scritto Illuminae, quindi un'autrice di sci-fi. Questo libro è uno sci-fi e la trama mi intriga troppissimo. E questo libro comunque fa parte della mia TBR di dicembre. Non vedo l'ora di leggerlo. Bene ragazzi, questo video è finito, io spero vi sia piaciuto, scrivetemi qui sotto qual è stato il vostro prodotto preferito che avete visto, che cosa state comprando voi adesso in questo periodo di Winter is Coming, che l'inverno sta arrivando, che libri avete comprato, che libri leggerete nel mese di dicembre, se anche voi amate le Yankee Candle, se avete qualche fragranza, profumazione da farmi conoscere o candele profumate da farmi conoscere, anche se attualmente sono povera, lasciatemi un commento qui sotto, se il video vi è piaciuto lasciate un pollice in su e se volete iscrivetevi qui sotto, sì, dovrebbe essere qui almeno il bottone, per restare sempre aggiornati con i video del canale e i video se ancora non avete colto la programmazione, non avete capito la programmazione, anche se io ne ho parlato, i video da adesso, da una settimana circa, usciranno il giovedì alle 10 e il sabato a mezzogiorno. E per i prodotti ho fatto anche un articolo sul blog che potete trovare sempre qui sotto, dove comunque ci sono tutti i link di Amazon, e il mio blog è YouChannel su WordPress, quindi vi aspetto anche lì per parlare così insieme, quindi se vi va seguite il blog e noi ci vediamo al prossimo video, che non so quale sarà, comunque ciao!